Uè, bentornati ancora una volta all'Infiltrato, la serie nella quale mi nascondo tra le fila degli iscritti ad alcuni tra i gruppi più strampalati del web per conoscerli meglio e per raccontarvi le loro storie. Raga, non so più che sinonimi usare nelle introduzioni. La puntata di oggi vede protagonista il mito di Tartaria, grandi reset orchestrati dall'elite mondiale e sì, anche i giganti. Cos'hanno in comune queste tre cose? Lo scopriamo dopo la sigla. Lo so, Tartaria, Reset, giganti, dall'introduzione non è che si capisse molto. Facciamo un po' d'ordine. Cominciamo a capire cos'è il mito di Tartaria. Tartaria era una civiltà globale, presente in molte mappe antiche, dislocata principalmente nell'area russo-asiatica orientale, ma presente in tutto il mondo con edifici dallo stesso stile e dalla stessa tecnologia. Potremmo definirla come dei pacifici Stati Uniti del mondo. Questa civiltà è stata poi distrutta nel corso di svariati anni e i suoi resti cancellati pian piano, compresa tutta la tecnologia avanzata, distrutta, smontata o depotenziata, da un gruppo di persone interessate a sfruttare economicamente armi e tecnologia, definiti come i parassiti. Quindi, semplificando, possiamo dire che anni fa esisteva una civiltà estremamente avanzata, distrutta e cancellata dalla storia da degli oscuri signori allo scopo di controllarci e di arricchirsi alle nostre spalle. Direi che le basi per una puntata interessante ci sono. Proseguiamo. Il gruppo è basato sulla ricerca, raccolta di informazioni, immagini, storia alternativa, reset storici, eccetera. Facciamo ipotesi attraverso il confronto di luoghi antichi, le loro tecnologie avanzate, rispetto alla realtà odierna che viviamo. L'obiettivo principale è quello di scoprire la storia alternativa, quella offuscata e alterata. Vogliamo vedere la vita e il mondo che viviamo in modo completo, con una visione completa, perché per chi ha capito gli inganni, ha capito che non è solamente uno o due, ma quasi tutto è un inganno per tenerci soggiogati, schiavi del debito e prigionieri di un mondo finto. Interessante, quindi grazie al lavoro di queste menti eccelse, finalmente anche noi poveri stolti possiamo capire di più e renderci conto dell'inganno che ci soggioga ogni giorno. Già, perché se pensate che sia una cosa del passato, beh, vi sbagliate. Hanno sempre cercato di toglierci l'anima e ora ci stanno riprovando, ma non ci riusciranno. Molti ci sono cascati come Molti hanno creduto alla finta scienza, sono zombie e non lo sanno. La nostra anima è più forte di quanto credano. Si dice che solo il 15-20% dell'umanità la possieda. Direi che con i numeri ci siamo. Il progresso tecnologico era già stato fatto. Tutto ciò che abbiamo oggi non è innovazione, ma semplicemente il ripetersi. Il reset è utile a questo, a ripetere tutto. Ma guardate che ci sono anche le prove, Documenti audiovisivi che oggi, in esclusiva per voi, vi mostrerò. Tenetevi forte, perché potrebbe essere l'ultima volta che mi vedrete. Allora, abbiamo questi mirabolanti binocoli stile lumaca sotto acidi, questo visore che permette di zoomare sulle tette di Barbara D'Urso durante pomeriggio 5, suppongo, questi praticissimi lavandini portatili per un lavaggio accurato del condotto uditivo, veicoli grossi per fare gli zarri, ma fatti bene, vanno bene anche per risolvere il problema del parcheggio a Milano, parcheggiando direttamente sopra gli altri veicoli. Poi questi bellissimi pattini, probabilmente prodotti dal Green Goblin nel tentativo di acchiappare Spider-Man. Ora, qualcuno, probabilmente qualche giovane adepto, si chiede: qual è il senso di cancellare e ricominciare per poi decidere di fermarsi e tornare indietro? Mio giovane adepto, le ragioni sono molteplici. Tenerti schiavo. Easy. Il prossimo. Perché in qualche modo io personalmente penso che c'entri un po' la nostra evoluzione, proprio a livello di cromosomi. E poi un po' perché in realtà, più avanti di così, tecnologicamente parlando, non ci si potrà mai andare. In sostanza, oggi non hanno messo nulla di così nuovo. Cellulari, droni, metaverso. Robetta era niente, cosa già viste. Ma chi ha messo in piedi tutto questo è un insieme di parassiti, e di parassiti fanno questo. Magari non ha un senso per noi,
ma per loro invece sì, loro si nutrono di linfe vitali. Concordo sulla prima parte, magari non ha un senso per noi. Prima la tecnologia era pulita e al servizio delle persone, ora ce la fanno pagare. I sardi! Sempre di sardi si finisce a parlare. Quando le persone iniziano a capire il gioco, loro fanno un altro reset. E questo mi porta a raccontarvi un altro aspetto di questi gruppi che chiameremo di tecnocomplottisti. Il grande reset non è uno, ma è un'attività ciclica, che si ripete. Un po' stile Matrix, no? È aperta e chiusa parentesi, secondo me l'idea l'hanno presa da lì. Comunque, questi reset hanno portato alla scomparsa di diverse grandi civiltà del passato. I tartari, i giganti, le bestie multiformi, ma di tutte queste cose ne parleremo un po' più avanti. Prima cerchiamo di capire bene, ad esempio, questi oscuri signori come fanno ogni volta a cancellare tutte le prove, a eliminare tutti i passaggi di questi grandi reset. Ebbene, le risposte sono molte anche in questo caso. Il più famoso di tutti è il Mad Flood, in pratica una grande ondata di fango. Ecco, nella distruzione di questa civiltà e attraverso una guerra globale per eliminare ogni traccia dell'impero della Tartaria, in tutto il mondo ci sono tracce di un'inondazione, tsunami di fango, che ha colpito molte aree del mondo conosciuto. Non si sa bene ancora se sia stato naturale, inteso come reset di civiltà, o indotto dai parassiti con qualche strumento particolare basato su energie e tecnologie superiori rispetto a quelle che conosciamo. Abbiamo poi la cronologia storica alterata, falsificata, in pratica hanno mascherato e nascosto la distruzione della Tartaria con una falsa cronologia storica. Ad esempio anno 1500, in realtà l'1 è una I. Non ci ho capito molto neanche io, tranquilli. Con le già citate inondazioni di fango, con le malattie. Alla fine, se andiamo al presente, vediamo che il popolo non ci fa caso a ciò che gli viene nascosto davanti ai suoi occhi. Colgo qualche velato riferimento al Covid. Chissà se riuscirò mai a fare una puntata senza parlare di Covid. Abbiamo poi un listone di incendi che continua anche per altre pagine. Abbiamo anche delle foto, eh. Ad esempio San Francisco ha avuto un terremoto e molti incendi nel 1906, pare. I ricercatori si chiedono, c'era davvero un grande incendio qui o era qualcos'altro? C'è molta somiglianza tra ciò che si può vedere a San Francisco e altri luoghi del mondo che potrebbero essere stati bombardati. Una di quelle che mi piace di più poi è quella della fabbrica in Cina che fa ossa finte. Anche i musei sono pieni di quella roba, soprattutto dinosauri. Sarà mica quelli che facevano tipo le uscite settimanali con la Di Agostini. Cambiano poi le date sui monumenti. Questa è sottile, eh? Perché nessun passante si chiede da un giorno all'altro che fine abbia fatto una lettera di marmo alta 2 metri. Ma ora ci fermiamo un attimo. Perché volevo ricordarvi di iscrivervi al canale, lasciare un piace, un commentino, condividere il video, attivare la campanellina così non vi perderete i prossimi video. Niente, mi andava di mettere una promo così a caso in mezzo al video, così. Mastrota 2.0. Continuiamo. Dunque, i parassiti potranno anche aver fatto del loro meglio per celare le proprie malefatte, ma ai nostri indagatori dell'occulto non la si fa. Vediamo dunque una carrellata di prove a sostegno della distruzione di queste civiltà. Partiamo con la più antica, i giganti. Orde di uomini alti da 2 a 5 metri con tecnologia all'avanguardia e poteri soprannaturali che i malvagi hanno provato a cancellare dalla storia. Ci hanno provato almeno, finché le prove non sono saltate fuori. Impronte giganti, macchine giganti, uccelli giganti. Volevo puntualizzare un secondo che non sono uccelli ma rettili volanti, gli pterosauri. Comunque il piccolo paleontologo che albergava me è voluto venire fuori. Continuiamo. Ciabatte giganti, alberi giganti. Sì, le mese cristallizzate spacciate per alberi vanno molto. Funghi giganti, donne giganti, geroglifici giganti, vagi e maialoni. Insomma, in breve, un putpurri di robe grosse senza un grande nesso logico l'una con l'altra. Epoche, tecnologie. Comunque c'è spazio anche per la cultura, eh? Tipo, Attack on Titan va di brutto su sti gruppi, eh? Cioè, come se fosse un reportage, tipo un documentario. Comunque, anche loro convengono che forse non proprio tutto potrebbe essere vero. Attenzione quando condividiamo delle foto o dei video di giganti o scheletri di giganti. Alcune sono vere, altre sono fake. Lo fanno per il depistaggio. Le mettono loro per renderci ridicoli. È capitato anche a me di condividere foto o video fake.
dobbiamo stare più attenti e soffermarci ad esaminare un po' più a fondo. Se per questo c'è gente che viene pagata per andare proprio sui social per spargere fake e foto false per poi denigrare determinati discorsi. Oh mio Dio, ma sta parlando di me! Ma facciamo un salto avanti nel tempo, dove i giganti sono già un lontano ricordo. Ci troviamo in epoca vittoriana e facciamo la conoscenza delle bestie multiformi. Uomini guerrieri con teste di cane, strane creature deformi, tutte ritratte come fosse una fotografia con particolari reali. A mio parere sono dei risultati delle prime prove genetiche condotte da una minoranza di uomini con molto potere che dopo il reset del 1490-1500 tolsero di mezzo la maggior parte dei giganti e volevano creare il nuovo uomo con risultati deludenti. Nel 1800 riuscirono meglio, ora è la nostra ora, pensano loro. Le bestie multiformi sono esistite già nei tempi antichi, esistono ancora e dimorano nel sottosuolo, terra cava. Angeli accoppiati con animali, uomini hanno creato giganti, minotauri, polifemi con un occhio, centauri, unicorni. Ma come, ma? Ma raga, ma tutto qua? Dei disegni, delle stampe, niente di più. Mi sembra un po' poco come prova. Cioè, scusami, mo, se uno viene dal futuro e vede tutti i nostri murales con i cazzi disegnati, cosa pensa? Che siamo una civiltà di coglioni? Vabbè, arriviamo a Tartaria. Che prove abbiamo qui? Similitudini con altre piazze nel mondo, simili strutture, simili architetture. Napoli, Roma, San Pietroburgo. Anche la piramide di Cheope e la piramide del sole di Teotihuacan condividono le stesse misure di base. La piramide di Teotihuacan è alta la metà. Certo, non è un caso, dovevano seguire certi canoni nell'esecuzione di queste opere identiche in tutto il mondo. A seconda della forma pare che ci siano dei pattern risonanti, con frequenze risonanti nelle chiese, quindi per questo che le facevano tutte con delle piante molto simili. Comunque, tutto qui? Davvero? Niente di più? Dai, questa è pure fake, questa è un'iniziativa per protestare contro l'ISIS di qualche anno fa. Cioè, non sono simili, sono proprio lo stesso. È l'arco di Palmira stampato in 3D. Insomma, sto cominciando a dubitare. Vediamo un po' quali erano le tecnologie che hanno scoperto. Beh, belle statue, opere prodotte dai più grandi maestri. Cosa state cercando di dirmi? Bellissime, ma sicuramente non è roba di scalpelli o ceselli. È impossibile. No, dai, mo, pure le statue. Le abbiamo pensate tutte. Pietrificazione marmorizzata umana, stampanti 3D ad alta definizione, laser a schema programmato, trasformazione della materia, maestri alchimisti. È una persona legnificata, solo i giganti sapevano lavorare il legno così bene. Non è possibile scolpire del marmo con queste eccezionali elaborazioni e definizioni senza causare danni. Dunque, il materiale doveva essere in qualche modo amalgamato e stampato. Insomma, non sanno neanche loro bene spiegarsi come, ma di sicuro non è stato fatto con lo scalpello. E probabilmente anche i dipinti sono dipinti fotografici. Basta stampare una foto e dipingerci su. Vabbè, mi sembra plausibile. Ce lo vedo Leonardo da Vinci che si metteva lì col pennello a ripassare sulla carta velina. Vabbè, abbiamo parlato di scultura, di pittura. Ci sarà mica qualche tecnologia particolare anche per l'architettura? Gli archi sono magneti, le cupole sono collettori di etere che producevano energia infinita, i capitelli sono bobine, gli acquedotti evaporatori, obelischi e merlature, varie antenne. Basta, va bene, mi avete convinto. Che poi vi ho fatto una carrellata così rapida, ma guardate che sono veramente approfondite le teorie, eh? Tipo, prendiamo la Torre Eiffel, eh? Prima della sua ricostruzione, perché è stata ricostruita, non lo sapevate, nel 1700 la Torre Eiffel fu distrutta. Come si chiamava in quei giorni? Ha fornito energia a tutta la città, oltre a benessere, salute e tranquillità. La torre rappresenta l'antenna per raccogliere l'elettricità dall'etere, ma ne hanno cambiato forma e struttura per nasconderla. Da qui nacque una nuova società, più ignorante, piena di distrazioni, malata, occupata come le batterie, per vivere come schiavi. Molti edifici e torri di quei tempi sono stati cambiati dopo il reset. La terza foto mostra la costruzione della nuova Torre Eiffel su vecchie fondamenta. E certo, cioè, guarda, c'è anche l'arco nascosto. Volete una cosa più comune? Una cosa di tutti i giorni? I caminetti. Molti caminetti dei palazzi rinascimentali non hanno canne fumarie o se le hanno non contengono tracce di fuliggine. E quindi
cosa mi stai dicendo? Il radium, la piastra, gli alari, il vero funzionamento dei caminetti antichi. Allora, in pratica i caminetti avevano una piastra di metallo che riceveva impulsi elettromagnetici raccolti da due antenne poste di fronte al camino in modo da riscaldare le stanze per irraggiamento. Oh, è così, cioè. Anche in questo caso non hanno la minima idea di come possa funzionare, ma mi sembra decisamente più plausibile di un fuoco, no? No? Signore e signori, direi che possiamo riprendere la nostra navicella del tempo e tornare ai giorni nostri. Che dire, è stato un viaggio piuttosto sconfusionato. Raramente sono stato così confuso, non ho capito molto come, dove, perché, quando. Devo dire che è veramente difficile ricostruire una narrativa stando in questi gruppi, perché ognuno sparacchia cose a caso, saltando di materia in materia, di epoca in epoca, di tecnologia in tecnologia. Non lo so, è la prima volta che ero così confuso, ma anche stavolta sono riuscito a chiudere con una bella morale, anche in questo caso estrapolata dai messaggi dei nostri amici tecnocomplottisti. Non credete a nulla, mettete in discussione tutto. Sono d'accordo, partirei con queste teorie.